No alle nuove norme sulla prescrizione. È l'appello dell'Unione Camere Penali Italiane contro l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2020 del processo a tempo indeterminato, che di fatto cancella la prescrizione coniugando all'infinito l'azione giudiziaria. Un appello che si traduce in un'astensione collettiva degli avvocati, a cui aderisce naturalmente anche la Camera Penale di Prato. Troviamo, da un punto di vista metodologico, davvero grave che si intervenga rispetto al problema della irragionevole durata dei processi attraverso non un'accelerazione ed un miglioramento delle capacità del sistema di celebrarli, ma attraverso un innalzamento dei tempi massimi o un'eliminazione dei tempi massimi entro i quali vanno fatti. È come, riprendendo le parole del presidente Cajazza, è come cancellare la data di scadenza da uno yogurt, che ovviamente non è il modo giusto per affrontare il problema che lo yogurt sia scaduto. Gli avvocati guardano alla riforma organica del sistema giudiziario promessa dal governo per affiancare l'abrogazione della prescrizione, ma di fatto non ancora incardinata. Si era detto che sarebbe stata prevista una riforma organica del processo penale che avrebbe garantito la celebrazione dei processi in termini rapidi. Questa prospettiva veniva ventilata come risposta ai nostri timori che l'abolizione dell'istituto della prescrizione comportasse invece un'ulteriore dilatazione dei tempi già assolutamente patologici. Noi protestiamo perché invece siamo convinti che questa sarà la conseguenza. Avvocato, abolire la prescrizione a partire dal giudizio di primo grado, nei fatti per un cittadino, che cosa vuol dire? Beh, vuol dire che chi ha un processo penale dovrà mettersi l'animo in pace che probabilmente una porzione tendenzialmente infinita della sua vita è destinata ad occuparsi di quel processo. I tempi dei processi sono già lunghissimi. In media, un processo per associazione mafiosa dura 30 anni, per associazione a delinquere per traffico di stupefacenti 40, per bancarotta 18, per riciclaggio 15, per corruzione e peculato 12. Abbiamo delle statistiche molto precise che ci dicono che le lungaggini non dipendono né dall'esercizio del diritto di difesa né dal rispetto delle garanzie dell'imputato, ma dipendono soprattutto dal fatto che il sistema è ingolfato e non ha i mezzi per svolgere adempimenti quotidiani.